Amici, bentornati sul canale 9000 Giri e elaborazioni autosportive. Oggi presentiamo l'ennesima Alfa, cioè sembra che da 9000 Giri ci siano più Alfa che piccioni, come si suol dire. Allora, questa è una Giulia, modello veloce, come si vede qua. Evito di fare l'errore che avevo fatto su un video un po' di tempo fa dove mi sono distratto, perché la veloce della Giulia è un 2000, e in un video precedente ero sovrappensiero e avevo collegato il motore alla Giulietta, perché la versione Giulietta veloce è 1750, qua è un 2000, ribadisco il concetto così almeno non mi criticate. 206 kW, quindi 280 cavalli grosso modo, motore più che generoso, è l'ultimo step prima della quadrifoglio verde, che ovviamente sapete che è una macchina con caratteristiche, motori e potenze completamente diverse, quindi diciamo una macchina un pochino più allargata come target, ed è il top di gamma, perché considero la quadrifoglio verde veramente una macchina di fuori dal top di gamma, c'è cioè una macchina molto più di nicchia, quindi ne girano anche poche, anche per via dei costi e del superbollo legato alla potenza, quindi è ovvio che parliamo di una macchina molto di nicchia. Quindi questa è una macchina veramente interessante da un punto di vista di motore, molto ben rifinita. Direi che Alfa Romeo in questi anni ha cominciato con la Giulietta, Stelvio, la Giulia, la Tonale, adesso i progetti nuovi, ha fatto un cambio di passo notevolissimo. Dopo il successo della Mito, che però aveva ancora un po' di vizi di gioventù, cioè la Mito, diciamo che dal mio punto di vista, se non voglio inimicarmi possessore di Mito, ma era un po' un trade union tra la classica produzione Fiat, diciamo, di un tempo, e quello che era poi quello che è stato una volta che è intervenuto Marchionne, buonanima, nella gestione di FCA, il cambio di passo Alfa Romeo con un marchio, un brand molto più definito, molto più sportivo, e direi a questo punto si confronta e all'altezza dei brand tedeschi, può tranquillamente, non è ancora chiaramente affermato come un marchio BMW o un marchio Audi, soprattutto a livello di ampiezza di gamma, diciamo così, però la tendenza è quella, vedere anche i modelli nuovi, la 8C, cioè hanno fatto veramente tanta roba. Allora, questa, come dicevo, Giulia veloce col motore da 280 cavalli. Il cliente ci ha chiesto due tipi di lavorazioni. Allora, come tutte le macchine moderne, adesso noi il lavoro l'abbiamo già fatto, per cui purtroppo per questione di tempo non è che non vogliamo farvi sentire il rumore, la sonorità prima, la sonorità dopo. Ovviamente abbiamo dei timing, abbiamo un operatore che non è fisso da noi e dorme e mangia da noi, viene a cadenza, e quindi dobbiamo cercare di concentrare tutto quello che facciamo, in questo caso o con la macchina prima di eseguire il lavoro, o con la macchina come in questo caso a lavoro finito. Quindi quello che posso farvi vedere è quello che abbiamo tolto, in sostanza questa è la linea di scarico originale, questo è il centrale, quindi questo ovviamente si collega alla parte centrale, quindi una bella linea di scarico. Come centrale era già un centrale diretto, la differenza con quello che abbiamo messo noi, che ha una sezione più grande, però non andiamo a togliere nessun rompifiamma, nessun silenziatore. Tutta la parte che silenzia il sound del motore è dato da questo cassone, chiamiamolo cassone, che è praticamente longitudinale al paraurti posteriore. Quindi in questo caso, adesso purtroppo non mi spiace non farvelo sentire, ma tutti coloro che hanno questa macchina sanno esattamente la sonorità che produce la loro vettura. Quindi una sonorità molto 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 migliorabile, dato il fatto che appunto è una macchina con un'intonazione sportiva molto accentuata, non stiamo parlando del 1400 con 120 cavalli o giù di lì, qua stiamo parlando con una macchina con 280 cavalli, quindi
tanta roba, voglio dire, anche il sound, secondo me quando cominciamo a superare i 200 cavalli il discorso del sound diventa fondamentale e dovrebbe essere preso maggiormente in considerazione, indipendentemente da tutti i discorsi, anche perché il sound, se uno lo gestisce in maniera equilibrata e sana, non va a toccare la parte anti-inquinamento e roba del genere. Lì è una questione che ci vogliono proprio portare prima o poi, io spero e combatterò fino alla fine dicendo che il discorso del mondo elettrico, una delle più grosse stronzate che il genere umano abbia partorito in questi anni, sono assolutamente convinto che sarà un progetto fallimentare. Mi spiace per tutti coloro che hanno comprato la macchina full electric, ma io spero che il discorso del termico ritorni fuori, perché è l'unico sistema intelligente. Non è una questione perché noi possiamo lavorare sulle macchine termiche e non possiamo lavorare sulle macchine elettriche, non è una questione economica, ben inteso, è proprio una questione di logica. Poi magari una volta faremo una puntata dove magari vi darò due informazioni in più per farvi capire, e ripeto il discorso di prima, che è una grandissima stronzata. Quindi su questa macchina abbiamo cambiato la linea di scarico, mettendo la linea di scarico come al solito Ragazzon Performance, con il tubo centrale, come abbiamo detto, di sezione unicamente più grossa, e il terminale tutto tubo che esce praticamente all'interno di questi qui sono dei finti terminali, cioè questa è la bandella posteriore, questi sono dei finti terminali, sembrano quelli tipo quelli della Stelvio, ma sono proprio ancorati alla parte qua. Quindi se andate a vedere bene si intravede lo scarico che è all'interno del tubo, quindi non esce con questo qua. È una tendenza che quasi tutte le case stanno adottando ultimamente, e anche questa diciamo che segue la tendenza. Dopo vi farò sentire anche il sound e va bene. Oltre al discorso della linea di scarico, ovviamente il cliente ci ha chiesto anche una rivisitazione della parte, un'ottimizzazione della parte elettronica. Su questa macchina abbiamo avuto un problema, nel senso che evidentemente è una macchina di una, cioè le centraline. Allora, partiamo dal concetto che uno tratta una determinata macchina, tipo la Giulia, e non è con un motore come in questo caso il 2000, non è che tutte queste vetture qua escono con un'unica centralina. A volte capita in linea di produzione che a discrezione del produttore, ma questo non capita solo con le Alfa, è capitato con tante altre macchine, che magari per esigenze commerciali, per tutta una serie di motivazioni, da un certo numero di telaio ad un altro utilizzano un'elettronica diversa. Quindi il file che noi avevamo per questa macchina è quello che abbiamo sempre utilizzato su questi motori. Questa centralina probabilmente fa parte di un lotto con un tipo di centralina diverso, e quindi il nostro file non riusciamo a scaricare, non riusciamo a leggerlo in sostanza. Come fare per bypassare il problema? Semplice, utilizzare la centralina Selectron, che a questo punto montiamo in parallelo sulla centralina originale, con i suoi cablaggi. Questa centralina ha 4 cablaggi di bypass, cioè lavora su 4 sensori, quindi una centralina molto evoluta. I risultati saranno gli stessi rispetto a una mappatura fatta via seriale. Bypassiamo il problema che non si riesce a leggere appunto per la particolarità della centralina, e riusciamo ad accontentare il cliente con un sistema che fra l'altro può anche se la macchina non mi sembra sia più in garanzia, però al di là della garanzia il cliente a questo punto potrà gestire il funzionamento della centralina in maniera completamente autonoma per qualunque tipo di esigenza, come vi abbiamo spiegato tante volte. Adesso la centralina non è ancora montata perché abbiamo scoperto adesso questa difficoltà, quindi la dobbiamo ordinare, ci arriveranno i cablaggi domani e domani completeremo il lavoro, quindi per quello che non ve la riesco a far vedere in questo momento. Quindi il cliente otterrà esattamente quello che ci ha chiesto, unicamente con un sistema diverso. L'abbiamo avvertito, è d'accordo, e quindi faremo questo tipo di cambiamento. Vi faccio sentire un attimo quello che è la sonorità di questa macchina, quello che è venuto fuori. Thank you.
Ecco, ricordiamo che non possiamo esagerare con la rumorosità, perché, come avevo già detto altre volte, la nostra officina è vicino a un centro abitato, siamo esattamente di fianco a Milano 2 e vogliamo evitare poi di dar troppo fastidio e farci poi criticare. E oltretutto, come qualunque macchina, quando è fredda e al minimo non si riesce a salire oltre un certo numero di giri, comunque per tutti coloro che hanno la stessa vettura riescono a fare la differenza tra la sonorità stock e la sonorità con una linea sportiva. Direi che ci siamo, è comunque una sonorità molto gradevole, non esagerata, perché quando uno va a toccare la parte scarico bisogna stare attenti a non esagerare, perché dopo andiamo oltre una certa linea e diventa fastidioso. Quindi, tra il fatto di non fare rumore e avere una macchina fracassona, io personalmente per primo, ma anche i miei clienti, dicono piuttosto me la tengo così. Quindi bisogna sempre trovare la giusta calibrazione, un pochino più di sound, nei limiti piacevoli, senza nessun tipo di controindicazione. E tutte le volte che utilizziamo questo genere di prodotti, centriamo sempre l'obiettivo. Io direi che anche per questa splendida Giulia per oggi è tutto. Vi invitiamo a consultare il sito www.9000giri.it. Se avete qualunque tipo di richiesta, mi trovate in sede ancora fino al 4 di agosto, sono qua al caldo che vi aspetto, quindi allo 0273833175. Vi suggeriamo di andare a consultare appunto il sito e di cliccare sulla campanella e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima! We'll be right back.